Posso insegnarti un trucco che mi ha insegnato la mia amica Mia, se vuoi. È per quando sei triste e arrabbiata. Ok, allora, devi raccogliere tutta la triste e tutta l'arrabbiata. Come faccio a raccogliere tutta la triste e l'arrabbiata? Senti dove sono e vai subito a prenderle. Di solito sono nella pancia o nel collo. E mi raccomando, ricordati sempre di guardare nelle orecchie. Ok. Ora hai tutta la triste e tutta l'arrabbiata nelle tue mani. E che ci faccio, Bluey? Vuoi tenerle con te? Non voglio tenerle. Bene, e di solito che ci fai con le cose che non vuoi più? Le do a te. Wow, no, non le voglio. Ah, neanche io. E allora che ci faccio, scusate? Le butti tutte via. Oh. Ah, come ha detto la mamma, a volte devi lanciare molto lontano. Mi metto di lato come sullo skateboard. Papà, ma è vero che voli via all'aeroporto domani? Oh, sì, è così. E per quanto starai fuori? Per 6 settimane. Quante sono 6 settimane? Sono 6 weekend. Oh, ma è una vita! È proprio a questo punto che viene rivelata la vera sfida della missione. Dobbiamo tornare a casa, Bingo. Non possiamo. Non voglio passare vicino alla gazza. E poi non voglio che parti. Mi dispiace, io non voglio andare via, ma devo farlo. Ma quando sembra tutto tristissimo... Bingo! Ho trovato la pittura perfetta per te! Vuoi sapere un segreto, Bingo? Sì. Sai, sto pensando che non farò il trucco a bimbi questo weekend. Perché? Perché so di non essere molto brava. Mackenzie doveva essere un ghepardo. Davvero? Questo vuol dire che nessuno potrà farsi dipingere la faccia. No, immagino di no. Io penso che invece devi farlo. Anche se non ho alcuna voglia? Oh, Bluey, Mackenzie, dove sono i vostri amichetti? Sono scappati via da noi. Oh, per l'amor del cielo! Forse non gli piacciamo. Ma certo che gli piacete. Solo che a volte è un po' difficile avere 12 anni. Che cosa vuoi dire? Ecco, datemi quelle barchette e vi faccio vedere una cosa. Forza, trattenete l'acqua. C'erano una volta 2 amichetti di 6 anni che galleggiavano belli tranquilli senza nessuna preoccupazione. Poi hanno compiuto 7 anni, poi 8, poi 9, poi 10, poi 11, poi... Non riesco più a trattenerla! Dodici! Woo! Sono partiti per una grande avventura! Resistete, amichetti! Resistete, amichetti! Sono andati da una parte, poi dall'altra! Ma ce la faranno? Io non lo so! Sì, ce l'hanno fatta! Evviva! E vivranno per sempre felici e contenti. Siate pazienti, bambini. I vostri amichetti non vi hanno dimenticati. Sai, questo è un elicottero. Ah, ok. Posso pilotarlo io? No, sono io il pilota. Ah, ok. Mi porti a casa del mio papà, per favore? No, Winton. Lo dico io dove andiamo e cosa facciamo. Però tu puoi fare il passeggero. Ok. Sei pronto per il decollo? Ciu, 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 ciu. Ciu, 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 ciu. Mi sto annoiando un po'. È meglio se vado. No, Winton! Non puoi scendere da un elicottero proprio mentre sei nel bel mezzo dell'aria. Oh, scusami, non ci ho pensato. Ah, stai scivolando. Ah! E ora che cosa facciamo? Puoi volare sopra la casa di mio padre. Lui lì alla piscina. Oh, sì, posso lasciarti cadere lì. Dove vive? Non ne ho idea. Winton! So solo che non vive più con la mamma! Beh, allora cercherò una piscina! È quella con un lato basso e uno profondo! E nella parte profonda noi ci nuotiamo a dorso! Eccola lì! Ti lascio cadere al 3! Bel rifugio, Bingo! Grazie! Allora io vado a prendere le vongole! Le vongole che fanno pipì! Bluey! Oh, mamma! Devo essere caduto dalla nave! Che succede, Bingo? È un adulto, non vedi? Mangiamolo! Lasciatemi! No! Non preoccuparti, siamo amichevoli. Io no! Bluey, smettila di morderlo! L'isola tappeto non è un posto per gli adulti, chiaro? Oh, vi prego, vorrei solo tornare alla mia nave! Puoi rimanere con noi finché non torna la tua nave. O finché a me non verrà molta fame. Devo ammettere che questo posto sembra tranquillo. Che c'è per colazione? Senti bene, adulto. Se vuoi restare sull'isola tappeto, allora devi lavorare. Su, in piedi. Oh, ma voi mi avete imbrogliato. Vedi, è così che raccogliamo il cibo. Frutta. Ah, troppo facile.
Frutta! Dov'è il tuo cappello, recluta Russell? L'ho dimenticato, sergente. Puoi usare il mio, ne ho due. Ma da adesso in poi tieni d'occhio l'equipaggiamento. Sì, sergente. Hop! Hop! Rusty mi ha portato tra i cespugli per imparare le cose dell'esercito. Prima di tutto ho imparato una marea di gesti manuali. Stop! Questo significa stop. Questo significa giù. Questo spostarsi di là. Hop! Lo prendo io! Eh? Ora io e Rusty possiamo comunicare tra di noi senza parlare. Una delle cose importanti dell'esercito è fare le flessioni. Ottime flessioni, recluta Russell. E ogni cosa aveva un nome. Quella collina si chiama collina 4. Quella si chiama collina 6. Quell'eucalipto laggiù si chiama tango 7. Tutto chiaro? Oh, sergente, io non sono bravo a ricordare numeri o parole. Beh, dovrai migliorare se vuoi entrare nell'esercito, recluta Russell. Perché hai smesso di fare il verso della balena? Già! La balena al momento è un po' silenziosa, ecco. No, non smettere! Era divertente! Mamma, perché papà non fa più il verso della balena? Potrebbe essere che questo maestoso balenottero azzurro si senta in imbarazzo a fare strani versi davanti a un altro papà balena? Ma questo non ha alcun senso! No, è vero, tesoro, non ha alcun senso. Oh, e dai, per favore! Beh, io sono certa che la balena sarà coraggiosa quando sarà pronta. Torniamo a noi! I pirati erano ancora bloccati nella pancia della balena e non c'era nessuno che potesse salvarli! Siamo spacciate! Aspettate un minuto! So come uscire dalla pancia della balena! Oh, ma i pirati non riuscivano a sentire la guardiana del faro. Erano intrappolati nella solitamente rumorosa balena. Oh, mamma cavallo miele, non sono più così convinta. Sì! Oh, mamma, che villani! Oh, mamma, che villani! Smettetela di imitarmi immediatamente! Smettetela di imitarmi immediatamente! Sciocchi terrier! I maschi sono forti! Non facciamo torti! Le femmine sono lente! Gettiamole nel torrente! Oh, Chloe, fammi fare un secondo alla principessa. Ho un'idea. Ok. Le femmine sono forti, non facciamo torti. I maschi sono lenti, gettiamoli nei torrenti. Sì, sì, ho capito. Ci hai sconfitto, mia principessa. Quando avrai bisogno di noi, ci saremo. Beh, grazie. Siamo arrivate. E questa è la fattoria in cui sono cresciuta. Diretta. Cos'è zaino in spalla? È quando vai in vacanza e ti porti tutto quello che hai in un grosso zaino. Possiamo giocarci? Sì! Noi possiamo fare gli zaini e mamma e papà devono portarci in spalla. Sì! Te l'ho detto che non funziona! Questo episodio di Blue si intitola Escursionisti. È stato un piacevolissimo viaggio in treno di 2 giorni. Guarda, c'è tutta una città nuova da esplorare. Ah, via, via! Ma perché tutte queste mosche? E questi zaini in spalla sono pesantissimi! Allora troviamo un posto in cui alloggiare. Mamma, devi cercare un bellissimo hotel sulla guida. Devo cercare un bellissimo hotel sulla guida. Dov'è la guida? Sono qui, da qualche parte. E quello che cos'è? L'ho comprato da una persona sul treno. Ha detto che porta fortuna. Oh, che sciocchina! Ok, andiamo! Sì! Oh, è divertente! Te l'avevo detto! Wow! Non ci prenderai, coccodrillo! Io non posso saltare fino a lì! Ho le zampe troppo corte! Magari, solo per stavolta! Potresti avere delle scarpe a prova di coccodrillo! Coco! Oh, già, scusa! Come farà Snickers ad arrivare qui? Ho un'idea! Vieni qui, Coco! Ora saltami sulle spalle! Vai, Snickers! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ottima idea, Bluey! Woo!
Ehi, questo insetto sembra pupo di uccellino. Io sono la sirena che ha ottenuto le gambe. Un vecchio castello. Mi chiedo chi vivesse qui. Forse è qui che vivono le altre sirene. Ciao. Ti dispiacerebbe spostarti? Devo far vedere la conchiglia alla mia mamma. Magari tornerò semplicemente indietro. Penso di aver camminato da sola abbastanza. Oh, papà è soltanto un puntino blu. Non posso tornare indietro e non posso andare avanti. E adesso che faccio? Le impronte della mamma! Io sono annoiata. Ciao, annoiata. Piacere di conoscerti. E io sono affamata. Oh, ciao, affamata. Lei è annoiata. Oh, che pubblico difficile. Papà, io voglio mangiare. Oh, sì, è l'ora del tè del mattino. Sì! Ma non ho portato niente da mangiare. Sapete una cosa, ragazze? Credo proprio che dobbiamo arrenderci. No, io non voglio uscire dalla piscina. Dai, forza, bingo. Ho freddo ora. Beh, prendi l'asciugamano. Non ho portato l'asciugamano. Scrollati allora. Io non ho imparato a scrollarmi ancora. Dai, forza. No, io non voglio uscire dall'acqua. Io resto in piscina, tutto. Non riesco a scrollarmi, non ce la faccio. Vieni a darmi una mano con tua sorella. Ho detto che non uscirò mai da questa. Oh, oh, oh. Papà,